Dal prossimo autunno parte il progetto della scuola di teatro Fughe Organizzate, iniziativa che già sta suscitando interesse e curiosità, rafforzando così l'azione di polo culturale del sistema bibliotecario vibonese. In una sorta di anteprima si è pensato di proporre una serata di celebrazione dell'arte nelle sue declinazioni più espressive, nella quale musica e parola poetica si sono legati a ritmi e suggestioni nell'atmosfera ammaliante del cortile interno di Palazzo Santa Chiara. E così la musica degli Accordions Duo, tandem di fisarmonica composto da Tommaso Arena e Luca Colantonio, che da diversi anni si esibisce nei principali teatri italiani ed europei, rendendo omaggio ad alcune tra le più affascinanti colonne sonore di film e dal tango rivoluzionario e coinvolgente di Astor Piazzolla, ha vinto il pubblico presente, che ha vissuto momenti di pathos trascinante grazie alle intense interpretazioni dei monologhi dell'attore Davide Fasano, futuro coach di Fughe Organizzate. Una serata in un luogo suggestivo per lanciare l'idea di questa scuola di teatro. Sì, una serata meravigliosa, devo dire, un pubblico accogliente. Siamo qui appunto per lanciare la nuova scuola di teatro che partirà ad ottobre, Fughe Organizzate, dove sarò il coach. Che dire, sono emozionato e pronto ad iniziare appunto questa nuova avventura con i giovani che si iscriveranno alla mia scuola. Questa sera meraviglioso, ho avuto un pubblico calorosissimo, quindi non può fare che piacere ad un attore che si esibisce in scena. Cosa dire a chi si vuole iscrivere a questa scuola? Ma dico che avere una scuola di teatro nella propria città è una fortuna, quindi bisogna iscriversi, perché il teatro fa bene, il teatro è una terapia, quindi bisogna fare teatro. Iscrivetevi alla scuola che avete nella vostra città. È un onore avere una scuola in un piccolo paese, è un onore davvero, non si trova da tutte le parti. Io ad esempio per studiare teatro sono dovuto andare fuori dalla mia città, quindi avere una scuola nella propria città è meraviglioso. Quindi iscrivetevi perché vi aspetto, ci divertiremo.